Ma bello a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi siamo ritornati con le nostre amiche Adrenaline, pronti per aprire ben 1, 2, 5 pacchetti. Come sempre li mettiamo tutti belli qua, sistemati. Però prima vi volevo dire un'altra cosa. Allora, vi ho detto che avrei portato un video. Un video alla settimana, però più o meno sarà così, un video alla settimana. Sono stato inattivo per 2 settimane perché volevo vedere in quanto tempo riuscivo a fare queste tot views, quindi mi spiace, sono stato inattivo così tanto tempo, però mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina che sta, se non sbaglio, qui sotto, lasciate un bel mi piace, un bel commento. Arriviamo, visto che nello scorso video sono arrivati 60 like, arriviamo a 50 like per un prossimo spacchettamento. Allora, intanto qui abbiamo 5 pacchetti davvero davvero belli. Allora, l'ultima volta mi ero dimenticato dalla foga di dirvi un po', di leggere un po' qua le cose dei pacchetti. Allora, 469 carte, 30, 360 carte basi e un trofeo, 36 idoli, più o meno si trovano uno su due bustine, 4 muri d'acciaio, 5 guanti d'oro, 18 super draft, 1 in 5 bustine, 9 Iron Man, 9 supereroi, 21 stelle, 1 su 7, 5 top player e una card invincibile. Allora, signori, prima di iniziare con il video, l'obiettivo che metto per questo video è trovare un top player, ma non top player come carta, ma un giocatore forte. Quindi un top player intendo come Dzeko, carta base, Kai'Hong, carta base. Ok, e va bene, adesso parto subito con le bustine. Queste qua, partiamo con queste qua. C'è, signori, Cristiano Ronaldo, che punterò a trovare anche lui, però adesso io mi emoziono tantissimo quando apro queste bustine qua. È davvero molto bello. Allora, mi sono dimenticato il trick, vediamo. Ok, più o meno dovrebbe essere 1, 2. Sì, giusto, giusto. Abbiamo trovato Lucas Castro. Ovviamente non mi soffermo troppo sui valori, però se siete curiosi di questa, no, se siete curiosi di leggerli, mettete in pausa il video. E poi abbiamo Atebor, se non sbaglio si dice così, Meite del Torino, Pussetto dell'Udinese. Poi abbiamo, faccio il trick però se non sbaglio un idolo da quanto ho visto, ok, così abbiamo lui, non conosco la pronuncia, ditemela se vedete qua sotto nei commenti, e coppia imbattibile Lucas Leiva Parolo. Ok, non abbiamo trovato proprio il top player che fa la differenza, però intanto qualche carta di diversa età l'abbiamo presa, l'abbiamo trovata. Quest'anno punto a finire la collezione, sono davvero inapribili questi pacchetti, no? Ecco qua, aperte. E si va col secondo pacchetto. Allora, trick dovrebbe essere così e così. Ovviamente io non sto guardando. Sì, è venuto giusto. Cacchio, si è visto l'idolo, perché lo capisco, l'ho capito da come brilla. Allora, Barreto, Di Marco del Parma, Lazzari della Spal, Colley della Sampdoria, Pedro
Idolo Pasquale, prima doppia. E per finire, bella! Supereroi Diga Nerazzurra, davvero molto molto bella. Ok. Si comincia, diciamo, a ingranare carte. Belle carte, allora. Ditemi cosa volete per il prossimo video. Io stavo pensando di portare il team box quello là da 11 euro. Ditemi qua sotto nei commenti se volete. Oppure prendo la rivista Bomber. Mi affretterò a prenderla e adesso prendiamo il terzo pacchetto. Questi 5 pacchetti mi sto accorgendo che stanno veramente, veramente volando. Allora, il trick si fa così, credo. L'altro spero. Sì. E Luis Felipe della Lazio. Eccolo qua, signori. L'abbiamo chiamato il top player, secondo me. L'abbiamo trovato, Ivan Perisic. Se si parla di top player, siamo messi davvero bene. Fabione Quagliarella. Ciofani, sì, del Frosinone. Lasagna dell'Udinese. E per finire, bello, bella, bello, molto bello, signori. Alessandro Florenzi, Iron Man, davvero, davvero molto bello. Sono fatte davvero benissimo. E secondo me sono messi molto bene. Qua metto in disparte la doppia. Qua ci sono tutte le carte basi, diciamo, calciatori normali. Vi ricordo che abbiamo altri due pacchetti. Apriamo il penultimo pacchetto. Signori, mi fa male al cuore dirlo, ma siamo già al penultimo pacchetto. Così, spero di aver azzeccato il trick. No, non l'ho azzeccato, però sono riuscito a vedere solo due carte. Allora, queste due carte non le devo vedere. Queste, ok. Ho visto due carte, però per fortuna che ho visto due carte basi. Vabbè, qua ho sbagliato tutto. Qua ho sbagliato tutto. Vabbè, dai. Allora, Adam Jajic, buon giocatore, Verdi. Verdi, ho visto, sono riuscito a vedere gli Jajic e Verdi, sono gli unici giocatori che ho visto. Poi Barak, che ce l'ho al fantacalcio, Barak. Poi Costa, Filippo Costa. Poi bello, bello Barrow Super Draft. Io Barrow l'ho trovato nel video precedente, però base. Ma non ci credo. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic stella, ce l'ho anche lui al fantacalcio. La challenge del fantacalcio siamo messi molto bene, signore, però farò un video sulla mia rosa del fantacalcio e ve lo pubblicherò. Ok, ultimo a malincuore, no? È il momento che odio di più. Ultimo pacchetto, signori. In questo video è andato meglio, secondo me è meglio del primo, perché abbiamo trovato buoni giocatori. Signori, no. No, no. Se si comincia così, se si comincia così, se si comincia così. Sì, il trick è giusto perché ho visto un idolo, credo. Paolo Dybala. Paolo Dybala, signori. Milik. Dybala e Milik nello stesso pacchetto. Davvero, davvero incredibile. Marco Sau. Buon giocatore. Carta girata. Chiaramente
Chi viene trovato? Maietta dell'Empoli. Seculin del Chievo Verona. E per finire, coppia imbattibile, Antenucci-Paloschi. Io sono, dico, davvero soddisfatto di questo video. Adesso vi faccio un po' resoconto delle carte. E va bene, ci vediamo subito. Ecco qua subito ritornati e ecco qua i giocatori più forti sono così abbastanza. Allora, Super Draft Barrow. Barrow, come si pronuncia? La coppia imbattibile Paloschi Antenucci, Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli. Paolo Dybala della Juventus, Milinkovic-Savic Stella della Lazio, Fabione Quagliarella della Sampdoria, Ivan Perisic dell'Inter, Diga Nerazzurra dell'Atalanta, Newtuk, come si pronuncia, non so come si pronuncia, Lucas Leiva e Parolo, e per finire Alessandro Florenzi, Ironman. Beh, arrivati a ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora e ciao, alla prossima!